Cari amici, ben ritrovati. Siamo ancora ospiti della mirabile parrocchia di Schignano, in questa bellissima chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, e siamo qui ai piedi dell'altare della Madonna del Santo Rosario. È la seconda domenica di Quaresima, quella che nel Vangelo ci presenterà l'evento della Trasfigurazione. Ecco, dobbiamo ricordare, già che stiamo riscoprendo i Vangeli per prepararci al loro ascolto e per vivere questo tempo penitenziale di Quaresima, dobbiamo ricordare che fin dalle origini della Chiesa e arrivando fino al V secolo, la Quaresima è stata il tempo, il periodo tipico della vita cristiana, perché era anche il tempo dedicato alla preparazione dei catecumeni a quello che sarebbe stato il sacramento del battesimo, della cresima e dell'eucaristia amministrato loro durante la veglia pasquale. Essendo questi i tre sacramenti che definiscono e strutturano la vita del credente e di tutta la Chiesa, il tempo della loro preparazione non è semplicemente un tempo didattico, cioè un tempo in cui si devono imparare o sapere delle cose, ma un tempo di vera prova della vita cristiana, di piena formazione ed educazione alla sequela di Gesù, Maestro e Signore. Ecco, allora, se il battesimo ci introduce nella vita secondo lo Spirito e ci orienta alla penitenza e quindi ci porta a rifiutare l'opera di Satana e a scegliere Dio, dicevamo domenica scorsa, oggi saliamo con Gesù, accompagnati anche noi da Pietro, Giacomo e Giovanni, sul monte Tabor per diventare partecipi dell'avvenimento della Trasfigurazione. Allora ci chiediamo: che cos'è la Trasfigurazione? Intanto dobbiamo ritornare a dire che questo avvenimento è ricordato anche in altri scritti del Nuovo Testamento e non solo nei Vangeli. Vuol dire che è stato un fatto che ha segnato profondamente, che ha colpito la vita degli apostoli. La Trasfigurazione è l'avvenimento in cui Gesù manifesta la sua divinità e per un momento i tre apostoli hanno potuto vedere la divinità di Gesù. Colui che avevano conosciuto, incontrato, seguito come Dio nella sua umanità, manifesta ora la sua divinità. Hanno potuto vedere Dio. Videro la sua gloria. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. La vita battesimale consiste nel partecipare alla gloria di Dio. E lo stile penitenziale ci fa tendere alla gloria di Dio. Quello che sentiremo per Abramo nella prima lettura
nella prima alleanza, era l'immensità della discendenza grande come le stelle del cielo. Questa è la promessa affidata a lui. Per il cristiano che ha ricevuto o riceverà il battesimo, la cresima e l'eucarestia, è partecipazione alla gloria di Dio. Comprendiamo così l'invito di Paolo rivolto ai Filippesi che sentiremo nella seconda lettura. La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Se domenica scorsa ci è stata insegnata, indicata la lotta come via per vivere con il Signore, oggi ci è presentata la meta. Una meta che ci è già data nei sacramenti che riceviamo e che troverà pienezza quando taglieremo il traguardo finale. Sono dunque chiamato a vivere già nella gloria di Dio che mi è regalata nell'alleanza che Dio mi propone, una gloria che diventerà piena nel suo paradiso. Ecco, Gesù ci chiama così a partecipare della sua vita, della sua gloria, invitandoci a entrare con Lui in preghiera. Permettete allora, la preghiera del mattino e della sera è ancora un appuntamento decisivo della nostra giornata? Lo stare con il Signore in preghiera è una priorità nella nostra vita? La preghiera ha nella nostra vita lo spazio che merita? La preghiera è l'ora della gloria. Ecco, partecipare della gloria di Gesù ci mette nella condizione di ascoltare, di accogliere l'invito del Padre. Questo è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. Qual è il primo comandamento? Ascolta Israele. Dio Padre ci ricorda il primo e fondamentale atteggiamento della vita cristiana, ascoltare. Cioè imparare a riconoscere, a ricevere, ad essere recettivi, non preoccupati solo di noi stessi o di quello che si deve fare. Gesù, il Padre, ci dice cerca di essere attento a ricevere quello che ho preparato per te. Buon cammino di Quaresima. Thank you.